Buongiorno a tutti, bentrovati, giornata da partita della vita, giornata importante, giornata da vivere tutti insieme. Iscrivetevi al gruppo Telegram per avere tutte le notifiche dei nostri appuntamenti sui vari canali. Mi raccomando, oggi si scrive la storia, sono convinto in una grande partita dell'Inter questa sera e con un risultato positivo sono anche convinto che possa iniziare una cavalcata lunga e con tante soddisfazioni. Incominciamo con l'occhiale scaramantico vecchia versione, dunque per un Inter da anno scorso, quindi non più Enjoy, non più 2.0, ma quell'Inter quadrata, rivista a Sassuolo, quell'Inter che deve fare l'impresa stasera, trascinata da quel signore lì che ha riposato nell'ultimo turno di campionato, Romelu Lukaku numero 9, maglia sempre appesa come maglia zigzag, il vecchio stemma, tutto per essere pronti per la gara di questa sera, figurine del nipotino in, devo dire, e poi la notizia più, diciamo, no, positiva non lo utilizziamo, meglio non usare come termine, diciamo migliore della giornata, è che ho ritrovato Wanda, lo pensavo di averlo lasciato ad Appiano Gentile, quindi Wanda e Maurita, anche loro mostriciattoli dei nipotini pronti per la partita di questa sera, il loro esordio in Champions, sperando che dia quelle soddisfazioni che l'Inter non ha trovato da l'inizio della stagione, neanche una vittoria nel gruppo, solo due pareggi da togliersi di dosso dalle spalle, quella scimmia, quel complesso di Champions, solo due le vittorie con Conte a Praga giusto un anno fa e poi contro il Borussia Dortmund a San Siro, quest'anno tanta sfortuna che speriamo se ne sia andata con su tutte le gare con Shakhtar e Borussia anche all'andata, con quel sciagurato fallo da rigore inutile di Vidal che cambiò completamente la partita, problema che in sala VAR c'era l'arbitro Macchelia olandese che arbitrerà stasera, che è lo stesso della finale di Europa League, che non vide il tocco di Plea e non sanzionò con il fuorigioco il gol del 2-1 dei tedeschi e non vide soprattutto in finale un rigore per l'Inter che avrebbe cambiato tanto della nostra storia. Te caldo pronto, ma vi dico che lo metto talmente il microonde a palla che quando finiamo il video è ancora rovente, dunque non lo bevo poi freddo come mi chiedete in tanti, anzi grazie ancora per tutti i bellissimi messaggi anche ieri. Per il momento quindi andiamo avanti, però anche voi sostenete un po' il canale in questo momento di difficoltà dopo questo calo che c'è stato, comprensibile anche per la situazione del paese. Adesso sembra che si stia migliorando, lo speriamo, per andare verso una parziale riapertura, un po' di tutto per cercare di lasciarci alle spalle anche questa crisi economica che sta lasciando il segno, oltre naturalmente all'abbraccio che mando a tutti quelli che hanno sofferto, soffrono dal punto di vista sanitario e che hanno avuto anche perdite. Mi raccomando, usate anche sempre tutte le precauzioni possibili per salvaguardare voi e i vostri cari. Mi raccomando, andiamo avanti, notizie, prima di tutto, questo è un canale di informazione, non di altro, e cerchiamo di darvi tutti gli elementi per avere uno sguardo da 360 gradi sull'Inter, con notizie spesso anche in anteprima. Partiamo da quella più importante, la formazione, chi gioca, chi non gioca, ci sono altri casi all'orizzonte, la domanda su Hakimi, sicuramente qualcosa non sta funzionando, Eriksen ormai è destinato a partire a gennaio, vedremo l'offerta migliore, come Marotta e Ausilio riusciranno a non perderci dopo aver speso 27,5 milioni un anno fa e anche dato 7,5 milioni di commissione alla gente per, come bonus per convincerlo a scegliere l'Inter, affare che non ha funzionato, non è andato. Io sono sempre del parere che andrei a prestarlo per poi sperare una sua rivalutazione anche grazie agli europei, però
Mi sembra che l'Inter, se riuscirà a trovare una contropartita interessante come Paredes col Paris Saint-Germain o Xhaka con l'Arsenal, andrà a fare questo scambio, magari ipervalutando i due giocatori e dunque non perderci e poi guadagnare una trentina di milioni dall'ingaggio risparmiato in questo contratto lungo da quasi 10 a stagione con i bonus. Dicevamo formazione, la difesa ha dato una sicurezza in più da quando è tornato Skriniar, quindi non si cambia. Skriniar, De Vrij, Bastoni davanti ad Handanovic, a centrocampo manca Vidal, squalificato, non c'è Nainggolan. Per questo risentimento al soleo, anche lui per me è destinato a lasciare a gennaio, visto che la poca considerazione, ma anche mi dicono non abbia convinto più di tanto, se no avrebbe giocato di più, avrebbe iniziato dal primo minuto contro il Torino, con il Sassuolo, partita in cui Conte ha fatto un po' di turnover. Sensi sta pian piano recuperando, penso che possa essere pronto per giocare una mezz'ora. Adesso mi aspettavo qualcosina in più, a dire la verità, Reggio Emilia. Poi manca anche Radu, il secondo portiere, è sempre Kolarov tra gli assenti, però siamo al centrocampo dove le scelte quindi sono obbligate. Brozovic recuperato e negativizzato va subito in campo, cambia leggermente lo schieramento tattico con Brozovic, non può giocare davanti alla difesa Barella e Brozovic fare la mezzala, si sì, cambieranno di posto. Però mancherà quella quadratura che l'Inter aveva trovato a Reggio Emilia, proprio piazzando Barella a fare da schermo con la sua corsa, con le sue chiusure e coperture, un qualcosa in più che si è rivelato per bloccare uno dei migliori attacchi del campionato. Quindi poi Gagliardini a completare il reparto. Lukaku e Lautaro là davanti, una Lula che deve tornare a risplendere in Germania per cancellare anche la finale persa il 21 agosto contro il Siviglia, sperando in una partita come quella contro lo Shakhtar, che quell'area tedesca faccia venire questi ricordi, non quelli brutti. E poi sugli esterni, dicevamo, si va verso l'esclusione di Hakimi, una conferma ad Darmian che è stato ottimo contro Sassuolo, forse, cioè per me, il migliore in campo. È piaciuto a tanti di voi che non lo volevano, che lo criticavano. Direi che ha risposto presente, il giusto mix tra fase difensiva e fase d'attacco, con il bellissimo assist per Gagliardini e poi un altro altrettanto bello non sfruttato da Lautaro poco prima. Hakimi va in panchina, Conte è stato chiaro, deve ancora lavorare, soprattutto in fase difensiva. Il campionato italiano è diverso da quello inglese e tedesco, poi ci sono più aspettative, più pressioni se giochi nell'Inter, parole insomma che devono suonare come una bella sveglia. Chiaramente è giovanissimo, poi può essere a partita in corso un'arma per ammazzare la partita e dare il suo contributo, sperando appunto che si riesca a trovare il modo per farlo rendere anche al meglio, per fargli sprigionare la sua velocità che può far male alle difese avversarie. Al momento parte dalla panchina. Così come Perisic, che io, vista la sua condizione, avrei rischiato dal primo minuto, anche per avere una squadra un po' più offensiva, avendo la fascia destra con Darmian, avrei rischiato un po' di più invece che Young, che nelle ultime partite mi è sembrato abbastanza deludente come rendimento e un po' in difficoltà, motivo per cui andrei subito comunque a cercarmi un esterno sinistro. Farei di tutto per portarmi Emerson Palmieri, che il Chelsea cede, che il Chelsea può dare anche in prestito, fare un prestito fino a fine anno e poi un riscatto stabilito a una cifra conveniente, insomma, è quello che bisogna provare a fare. E poi, oppure Marcos Alonso, che però mi sembra più caro, un terzino sinistro serve assolutamente, così come abbiamo visto ieri di nuovo a segno con una doppietta Gervinho. Io, per avere una carta in più, anche diversa da quella a disposizione, me lo porterei a casa più che Giroud, che non so quanto possa essere utile, sicuramente come cambio. In alcune partite sì, però a una certa età, quindi non lo so anche come il Chelsea si comporterà, se lo lascerà partire, se
se non chiederà nulla per il suo cartellino, tutte cose da vedere da qui alla riapertura del mercato. Ormai manca un mese e si torna a fare mercato. Quindi questo per quanto riguarda le ultime notizie. Non possiamo non affrontare il tema delle dichiarazioni in retroscena svelato da Laporta, l'ex presidente del Barcellona, che ha raccontato come nel 2006 rifiutò 250 milioni, pensate, di Moratti per Messi, Messi che all'ultimo cambiò idea, pensate cosa sarebbe potuto succedere con Messi in quella squadra che già vinceva e che, a cui mancava solo un'affermazione in Europa, quell'inizio di triplete, che cosa veramente avrebbe potuto accadere con Messi in una squadra da sogno, con Giulio Cesar, Maicon, con tutti quei campioni. Però va bene anche quello che è successo, però avremmo riscritto per me la storia del calcio con Messi. E pensate poi che sforzo economico era disposto a fare Moratti, che anche lui aveva già raccontato, non nei particolari, come fosse stato vicino a prendere Messi come regalo per l'Inter per il suo centenario, e poi l'affare saltò. Vediamo adesso che cosa succederà. Ancora non ha rinnovato e siamo a dicembre, primo dicembre oggi, e il giocatore è in scadenza e anche Laporta non si è sbilanciato molto, ha detto che poi ci parlerà se dovesse essere rieletto con elezioni, per cui si sta facendo tanto in Catalogna per la sostituzione di Bartomeu. Queste le ultime notizie. Aspettate, intanto facciamo comunque le condoglianze. È morto il portavoce della Lazio, Arturo Diaconale. Sentite condoglianze a tutto il club, alla famiglia del portavoce di Lotito. Andiamo a affrontare adesso i vostri messaggi prima di cominciare la lettura dei giornali. Stavamo dicendo di Messi, vedremo cosa accadrà. Un affare che l'Inter aveva affiutato, era stata sul pezzo prima che fossero bloccati, insomma, tutti gli investimenti di un certo spessore dalla Cina direttamente. Una crisi che ha condizionato pesantemente il mercato, i conti e tutto. E stiamo a vedere quello che andremo a vedere questa sera, una partita molto importante, la partita della vita. Hashtag angolo della posta. Naturalmente i vostri messaggi li aspetto dopo le pagelle, il commento a caldo subito alla fine della partita, mi raccomando, e poi domani li andrò a leggere, i più popolari, i più cliccati, quelli insomma che hanno creato anche più discussioni. Grazie per tutti i messaggi ancora di stima. Nominiamo anche qualche donna, che non ci sono solo uomini, che ieri non ho fatto. Arianna, il tuo è uno dei pochi canali di informazione, il resto è puro show. Grazie Arianna, poi Pina, Gabi, insomma tantissime, Sara, interista, sono anche tante le nostre amiche che ci seguono tutti i giorni. Se me ne dimentico qualcuna chiedo scusa. Per Filippus, Marcellus Bombastus andrebbe subito a prendere Zaccagni, ma ricorda anche come l'Inter abbia sensi, sarà molto facile. Un abbraccio a Fabrizio Maffi, che ieri si era sfogato e gli siamo naturalmente vicini, e anche per lui il canale non chiude e va avanti. Così come ringrazio tutti per i vostri apprezzamenti. E salutiamo sempre Giuliano, il nostro amico non vedente, che ha scritto uno dei messaggi più belli. Giuseppe Migiano, grande Marco, non chiudere, ti seguo sempre ogni mattina e continuerò a seguirti, fonte delle notizie, la nostra amata Inter. Grazie a Franco, poi Rossano, Spaghe,
Grande Marco, non devi chiudere. Noldo Biasca, qui dal Ticino, Svizzera, ti ascoltiamo volentieri, così come anche tanti messaggi che sono arrivati un po' dappertutto. E vi ringrazio anche da Edo, da Novara, che è juventino, ma ci ascolta ogni giorno, e questa è una soddisfazione doppia. Frank Nerazzurro, se chiudi il canale la dai vinta a quei pochi che non capiscono cosa significa tifare una squadra. Buon lavoro sempre, e grazie a tutti per queste testimonianze che mi hanno fatto cambiare idea. Angolo della posta, Lord Byron, bello sentirti propositivo. Marco, hai costruito qualcosa di bello, un bel team, cresceremo ancora di più, e questa è la mia speranza. Antonio, Marco, cioè ormai cerchiamo di fare il massimo col Borussia, anche se credo che non passeremo il turno, perché alla fine il Real pareggia e ci esclude, poi tutto quello che viene noi lo prendiamo, grazie del video. Iniziamo a vincere, poi vedremo l'ultima giornata. Io sono convinto che il Real in casa andrà a battere il Borussia. Ciao Marco, ha fatto bene Conte, ci vuole una vera scossa, dobbiamo vincere domani se vogliamo sperare nel passaggio del turno. Amala, bene, andiamo ai giornali, andiamo alla nostra lettura rassegna stampa, home page di Sport Mediaset, appuntamento ore 13, Italia 1, le ultime sulla sfida di oggi. Molto importante la notizia del lutto in casa Lazio, il portavoce Diaconale che aveva 75 anni, poi Hamilton positivo al Covid, notizia di questa mattina. Champions, tutte le combinazioni, 6 squadre già agli ottavi, ecco chi può raggiungerle, poi tocca a Brozovic e alla Lula. Invece per quanto riguarda l'Inter, come vi ho già detto, con il Barcellona che continua a seguire Depay, il Manchester City su Isco, il Milik, Inter è una possibilità, con il Napoli che oltre a Vecino sta valutando anche l'opzione Nainggolan, uno scambio con il Ninja. Vi chiedo se voi lo fareste, uno scambio Milik-Nainggolan, posto che comunque Milik non gioca da inizio stagione fuori squadra e anche a giugno sarà libero dal Napoli. Andiamo ai quotidiani, prima pagina della Gazzetta dedicata a un Milan che vola nonostante ci sia questa partita così importante per l'Inter in Champions. La vado a recuperare, andiamo veloci, aumentiamo, ci mettiamo la firma, manovre di rinnovo in casa Milan, il Milan dei sogni pronto a blindare i big, Donnarumma e Ibra avanti tutta sul rinnovo, al lavoro su Kessi, vertice per Çalhanoğlu e poi Champions, ci mettiamo l'anima, Conte con Lukaku e Lautaro, vincere, niente rimpianti. Andiamo all'interno, si parla di Milan, poi concretezza nerazzurra e bellezza rossonera, le due facce di Milano dalla stagione del triplete interista non c'era, una classifica tanto lusinghiera, la città torna a splendere e speriamo che sia anche un inizio di ripartenza dopo tutta questa crisi, tutte queste difficoltà. Oggi vicepresidente del Borussia Bonhof, la lattina era vuota, quel 7-1 non lo dimentico, noi più forti, Boninsegna fece il meglio per l'Inter, si ricorda quell'episodio. Poi anche qui la retroscena di Laporta, Moratti nel 2006 mi offrì 250 milioni per Messi, e se lo dice comunque l'ex presidente c'è da credergli, del Barcellona naturalmente. Poi l'ora della Lula, Lukaku e Lautaro per crederci, con loro l'Euro-Inter parte 1-0, la formazione è la stessa che vi ho detto io, vediamo Lautaro, Lukaku, poi Darmian e Young sugli esterni, Barella, Brozovic e Gagliardini in mezzo, Bastoni, De Vrij, Skriniar e Handanovic in porta. Andiamo all'interno, siamo fuori media, è una buona notizia perché di solito con quei due in Europa si parte 1-0 per l'Inter, orologi indietro, siamo un anno fa più o meno in condizioni simili alle attuali, Antonio Conte chiedeva il viaggio in quel di Praga, 3 punti, una speranza aspettando l'ultima giornata, detto fatto, bastò domandare a Lukaku e Lautaro, si può replicare? Sì, deve... Si può replicare, si deve, perché per dirla alla maniera di Conte l'unico modo che abbiamo per restare in vita è vincere. E allora la palla passa a quei due, c'è da fidarsi nonostante le ultime due uscite flop a Kiev con lo Shakhtar in casa con Real Madrid. 0 gol segnati, 1 punto in 2 partite, Champions compromessa, eccola la media sballata perché ci sarà...
un motivo se le gare internazionali si giocano di sera. Di Lula c'è bisogno, di Lula si vive. Champions d'Europa League 2019-2020, Champions attuale, quando sono in campo insieme uno dei due segna almeno una rete a partita, la media esatta è di un gol ogni 77 minuti, 73 e 81, fisiologico appoggiarsi a loro, leader fuori e dentro il campo, in un momento in cui il rischio d'impresa per l'Inter è tutta è elevatissimo, il rischio è salutare la compagnia già stasera, l'impresa l'ha definita così lo stesso Conte, è la qualificazione e ci sono tanti motivi per inseguirla in serie, i 10 milioni di differenza di incasso tra gli ottavi e la retrocessione in Europa League, per di più a fronte di un bilancio chiuso a meno 102 milioni, e poi l'autostima da coltivare dopo la vittoria con Sassuolo, il passo in avanti in termini di club e l'abitudine ad alti livelli da consolidare dopo la finale di Europa League di agosto. Lukaku e Lautaro poi hanno almeno altri due posti a portata di mano. Roma ad esempio ha un conto da sistemare con la Germania, perché lì ha vissuto la delusione più grande della sua carriera recente, la finale dopo la quale non ha parlato per 4 giorni, pensate, persa a Colonia con il Siviglia, non gli portano bene i viaggi tedeschi ad Amburgo. Conobbe pure la prima eliminazione europea della sua carriera quando giocava con l'Anderlecht. Il Borussia vale una rivincita e anche l'occasione che aspetta Lautaro con il cruccio di 2 eliminazioni consecutive dal torneo che preferisce. L'anno scorso siamo stati buttati fuori ai gironi in maniera assurda e per nostri errori ora vogliamo superare il turno e andare il più avanti possibile, aveva detto solo un mese fa il Toro. C'è ancora tempo. Anche se non siamo più arbitri del nostro destino, ha raccontato Conte, significa che siamo mancati in alcune situazioni, ma vogliamo la vittoria per dare seguito a un percorso e per testare noi stessi in partita da dentro fuori. Dovremmo uscire dal campo senza rimpianti e confermando i progressi di Reggio Emilia di quella partita, il tecnico si porterà dietro Darmian al posto di Hakimi, sul quale Conte ha detto, lo disse all'inizio in Italia, ci sono aspettative altissime in Germania, in Inghilterra è tutto più enjoy, devi migliorare in fase difensiva, fase che con Skriniar, De Vrij, Bastoni ha cambiato marcia, conferma inevitabile per il terzetto in corsa verso la prima vittoria nel girone. Non era mai accaduto che i nerazzurri rimanessero senza successi dopo le prime 4 gare di Champions, è l'ora giusta. E poi si ricordano le rimonte, le imprese del passato, nel 2011 a Monaco e il bis nella UEFA 97-98, le risalite impossibili sono nel DNA dell'Inter, lo dice la storia, accarezzare l'impresa, di rimetterla in piedi, stavolta ha forse più i tratti in comune con la rimonta finale dello scorso campionato che con la manciata di ribaltoni epici nelle sfide andate e ritorno che popolano l'antologia europea di un popolo che sulle montagne russe gioca in casa. Stavolta non c'è la proverbiale finale, ce ne sono due, si sa che vincerle non basta, ma lavorare su quanto si può controllare e sperare nel resto. Non è così diverso da sapere che ogni risultato dipende dalla propria prestazione, ma anche dagli episodi. Questa Champions, lo ha ricordato più volte, stavolta l'impresa che serve non è una gara di ritorno in cui dare tutto, ma nulla può ispirare come i sacri testi della storia dell'Inter alle pagine dei cammini compromessi e in qualche modo rimessi in piedi per aggrapparsi a quello spirito di sopravvivenza già in parte allenato dalle tante gare rimontate in stagione. Questo quanto sulla Gazzetta. Mi sono dimenticato una considerazione molto importante, se avete visto il video dell'allenamento esclusivo che vi ho fatto vedere da vicinissimo avete potuto notare il bel clima che si respira, che c'è dopo la vittoria con il Sassuolo, dopo il patto che è stato stretto in seguito alla sconfitta con il Real Madrid e soprattutto anche come Antonio Conte si alleni insieme ai suoi giocatori, rida e scherza, a dimostrazione insomma che tante voci che circolano spesso, come vi racconto, da fonti autorevoli sono fake news e non hanno nulla a che fare con la realtà. Corriere dello Sport è morto in crisi di astinenza, una denuncia riaccende il giallo di Maradona, sorpresa Milan, lo scudetto non previsto, Europa flop, Conte al bivio, usciamo dal campo senza rimpianti. Andiamo all'interno del Corriere dello Sport. Inter, lo slogan di Conte, vincere per vivere in Germania. Mi aspetto che tutti escano dal campo senza avere rimpianti. Si parla anche poi della partita alle 19 del Real a Kiev contro lo Shakhtar. Ritrova Benzema senza Hazard e ancora out Ramos, sostituito da Nacho.
come contro l'Inter. 6 punti nelle ultime due partite per evitare il flop europeo e sperare una clamorosa qualificazione agli ottavi. Stasera l'esame con il Borussia per l'Inter, leggiamo il Corriere dello Sport. Ecco la ricetta di Conte: serviranno compattezza, intensità e determinazione, forse quelle caratteristiche basteranno per superare stasera il Borussia. Non è detto però che siano sufficienti per andarsi pure a prendere la qualificazione nell'ultima gara del girone con lo Shakhtar. L'Inter infatti, dopo la sconfitta la scorsa settimana con Real Madrid, non ha più in mano il suo destino. È accaduto perché siamo mancati in alcune situazioni, ha ammesso il tecnico nerazzurro, non potrebbe essere altrimenti. Se dopo 4 gare ti ritrovi con soli 2 punti e senza nemmeno una vittoria, circostanza che non ha mai accaduto nella storia nerazzurra in Champions. Conte però ha promesso che non verrà lasciato nulla di intentato, abbiamo un solo risultato, la vittoria, ma è così. Ogni volta che l'Inter scende in campo dovremmo essere bravi a usare tutte le armi a nostra disposizione. Chiamatelo Big Rom, specialista in imprese, 2 gol quest'anno in Champions e 9 in Europa nella scorsa stagione. Lukaku incide più di tutti e ora ha il compito di sbancare Mönchengladbach. La formazione è la stessa che vi abbiamo dato, nessuna novità. Con le parole di Laporta e il retroscena su Messi, anche qui con un trafiletto, era il 27 novembre 2019, un anno fa, qualche spicciolo, stesso turno di Champions, il quinto, l'Inter in trasferta a Praga contro lo Slavia, capace esattamente come il Borussia di strappare un punto a San Siro nel match d'esordio. Anche allora i nerazzurri si trovavano davanti a un dentro fuori, dovevano vincere, altrimenti l'eliminazione praticamente certa. Alla fine si presero i 3 punti con una delle più belle partite, direi, che vi avevo poi anche fatto vivere proprio da Praga, con estrema sofferenza, visto che il 2-1 arrivò solo all'81esimo, il 3-1 all'88esimo, ma fecero comunque il loro dovere, Lautaro firmò una doppietta, fu Lukaku il grande protagonista e trascinatore della gara, perché fu letteralmente imprendibile, regalò 2 assist al Toro e soprattutto al termine di una straordinaria cavalcata realizzò la rete del raddoppio, quella decisiva. Il vero problema per l'Inter è che quella è stata anche l'ultima vittoria conquistata in Champions, l'abbiamo detto, da quella sfida in poi. Infatti sono arrivati solo 2 pareggi e ben 3 sconfitte, compresa quella interna con il Barcellona, che sancì l'eliminazione della passata stagione. Questo sul Corriere dello Sport. Diamo uno sguardo, se siamo abbastanza in tempo, anche al Corriere della Sera, per vedere come viene presentata la sfida di questa sera, questa partita così decisiva, fondamentale, che l'Inter può solo vincere se vuole rimanere ed evitare una eliminazione veramente deludente che farebbe precipitare la situazione in casa nerazzurra. Dopo comunque la bella vittoria di Sassuolo, l'Inter deve dare una conferma. Inter dentro fuori obbligata a vincere per restare in Europa, leggiamo la presentazione. A obbligo o verità avrà giocato anche Antonio Conte quando era bambino, stasera in Germania per l'Inter però non c'è scelta, deve vincere in casa del Borussia per far vivere la speranza di qualificarsi agli ottavi di Champions, ma la partita deve dire pure la verità su quanto può davvero fare questa squadra. Dobbiamo uscire dal campo senza rimpianti, abbiamo iniziato il percorso come arbitri del nostro destino, se non lo siamo più significa che siamo mancati in alcune situazioni, ammette Conte. Che poi continua, i calcoli sono presto fatti, l'Inter deve vincere oggi e la prossima con lo Shakhtar e sperare poi in un successo del Real contro il Borussia. Il girone si è complicato subito con i 2 pareggi iniziali e la doppia sconfitta con gli spagnoli, l'unico modo per cercare di restare in vita è vincere, altre strade non ci sono. Però l'Inter ne ha imboccata una diversa contro il Sassuolo, più riflessiva e equilibrata, un piacevole ritorno al passato. In tutte le situazioni ci vuole molto equilibrio, lo trovi giocando, senza troppo tempo per la preparazione. Abbiamo dovuto in partite ufficiali schierare calciatori che avevano bisogno di lavorare insieme per capire determinate situazioni. Serve tempo che fin qui è mancato. Questo è il Corriere della Sera, chiudiamo con Tutto Sport, poi gli appuntamenti sul gruppo Telegram, ore 13, Italia 1, il mio servizio, mi raccomando. Tutto il programma della giornata, le copertine di Fabio che sono sempre un qualcosa in più e lo ringraziamo come sempre, gli mandiamo un abbraccio visto che ha avuto dei problemi familiari, sperando che vada tutto bene. 5,4 milioni antibiscotto è il titolo di un articolo di Tutto Sport, è la cifra che l'Inter incasserebbe centrando 2 vittorie per sperare e rendere un po' meno amara l'eventuale eliminazione, quindi un motivo in più per fare bene. Formazione di Tutto Sport è la stessa. Guardiamo anche il Gladbach, Sommer in porta, poi
Lahner, Ginter, Janschke, Neuhaus, Wendt in difesa, Lazzaro a destra, il grande ex della partita, Thuram a sinistra, Stindl, Kramer e poi Plea come unica punta. Andiamo a leggere, Conte il miracolo o Euro fallimento, ultima chiamata, abbastanza spinge e mette pressione all'Inter, tutto sport, l'unico modo per restare in vita è vincere, anche se ormai non possiamo più decidere il nostro destino, Darmian confermato sulla fascia, gli alibi in caso di eliminazione saranno validi soltanto se stasera l'Inter batte il Borussia, poi Lukaku sa come si fa, la Champions passa dai suoi gol, all'andata aveva segnato i due al Borussia, Conte l'ha messo in naftalina sabato per averlo al meglio in Germania, poi Real a Kiev senza Hazard, le parole anche del tecnico Rose, Marco Rose del Borussia, che dice che non si snatureranno questa sera, cercheranno di vincere la partita, un Borussia che viaggia al ritmo di 4 gol a partita nelle ultime gare, dunque ha voglia di confermarsi, ma l'Inter deve fare qualcosa in più e soprattutto deve confermare di esserci dopo la grande prestazione con il Sassuolo. Sempre sintonizzati, condividete il video per dare un po' di supporto al canale e iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Noi siamo sempre qui, gruppo Telegram Marco Barzaghi, per tutte le nostre news, le nostre notizie, le nostre indicazioni, notifiche di appuntamenti in diretta o meno, sempre sintonizzati, mi raccomando, e come sempre pronti per la partita più importante, occhiale scaramantico carico, come tutti voi, come tutti noi, stasera si fa la storia, ci vediamo subito dopo la partita.